Hansfree SN50MC1, uno smartphone octa-core MediaTek con Android 4.4 KitKat, display da 5 pollici, HD e doppia fotocamera posteriore da 13 megapixel, memoria interna da 16 GB e 1 GB di RAM. Vediamo l'unboxing. Andiamo a effettuare l'unboxing dello smartphone inviatoci da Hansfree. All'interno della confezione troviamo, come prima cosa, ovviamente lo smartphone, che andremo a vedere tra poco. Vediamo all'interno della confezione cos'altro troviamo. Nella grande confezione troviamo la manualistica rapida, guida rapida e garanzia, una pellicola proteggi display, cavo dati USB micro USB standard, delle cuffie in-ear, la batteria da, se riusciamo a toglierla, sì, 2000 mAh, andiamo anche ad aprire così andiamo a effettuare la prima accensione del dispositivo. Vediamo per sicurezza, dovrebbe essere, sì, 2000 mAh. Amperaggio forse un po' piccolo, però vabbè, negli ultimi giorni abbiamo visto alcuni dispositivi che, nonostante non avessero amperaggi, batterie con amperaggi elevati, hanno dato prova di lunga durata. All'interno poi ovviamente troviamo infine anche l'alimentatore da parete da 1 A. Andiamo a vedere nel dettaglio il dispositivo. Come vedete abbiamo già una pellicola per il display già posta sul dispositivo, cover gommata che si estrae ovviamente perché altrimenti non sarebbe possibile inserire la batteria. Si tratta di un dispositivo dual SIM, dual standby, con possibilità di inserire anche uno slot per micro SD fino a 32 GB. Sulla parte laterale destra troviamo il tasto di accensione, spegnimento, blocco, sblocco del display. È già partito, andiamo a togliere anche la pellicola. Ecco qui. Allora, dicevo, tasto di accensione e spegnimento, blocco, blocco del display, tasto del volume qui tutto sul bordo destro. La cover avvolge anche la cornice in modo che possa aumentare il grip. Buono il grip, la prima sensazione è di un buon grip. Andiamo a configurare velocemente, salteremo poi tutti i passaggi. Dicevo, fotocamera posteriore da 13 megapixel con flash a LED, speaker di sistema qui in basso dove troviamo anche il logo dell'azienda. Abbiamo poi tre tasti touch qui nella parte della cornice, un display da 5 pollici IPS, nella parte anteriore troviamo una fotocamera da 2 megapixel, qui in basso abbiamo il microfono di sistema, poi nelle altre parti laterali, sia inferiore che sul bordo sinistro, non troviamo nulla. L'altra, le porte le troviamo qui tutte in alto, con l'ingresso per il jack audio da 3,5 mm e la micro USB 2.0 sia per la sincronizzazione tramite PC che per la ricarica. Dispositivo che sembra avere una versione abbastanza stock di Android, la versione Android è la 4.4, andiamo a vedere per precisione quale versione è, la 4.4.2 KitKat, processore MediaTek Octa-Core MT 6592 da 1,7 GHz, risoluzione del display HD, 1 GB di RAM, 16 GB di memoria interna, 3G, dual SIM, peso di 155 grammi, uno spessore di 8,6 mm, leggermente bombato, proprio molto leggermente, soprattutto ai bordi. Prezzo di 229 euro ufficiale, si trova in rete ovviamente a prezzi inferiori, su Amazon a prezzo decisamente inferiore. Nei prossimi giorni lo andremo a testare approfonditamente come al solito, vi vedremo tutte le nostre opinioni e pareri su questo dispositivo che sembra abbastanza interessante. Se avete domande, come al solito, non esitate a porcele, risponderemo nella recensione. Condividete, mettete un mi piace come al solito e un saluto a tutti i lettori di tecnoandroid.it.